La biblioteca, signori. Il luogo nel quale a quanto pare scopriremo il segreto della torre. Luogo nel quale in cima è possibile montare il nuovo sole. E salvare un mondo che si racconta in decadenza da ben prima di aver perso la sua lampadina. La domanda che mi continuo a fare, però, è sempre la stessa. Quel sogno, quei sogni di Nico, cosa significano? Sono sogni che ci vogliono far comprendere quanto sia dolce per il personaggio il ricordo della mamma, ci vogliono impietosire e in qualche modo far prevedere un possibile sacrificio di questo personaggio coprotagonista insieme a noi? O sono una chiave di lettura dell'opera che ancora non siamo pronti a comprendere? Io credo che ci sia un segreto in questo gioco che ancora non abbiamo capito, e le comunicazioni fatte al computer col misterioso interlocutore non riescono a non farmi pensare diversamente. In attesa di sapere di più, chiudo gli occhi e vivo un altro po' di quel sogno di Nico, accompagnato da una soave musica. Ma buonasera a tutti, amici videospettatori. Buonasera e benvenuti. One shot, cambio di luci fatto, cambio di tutto fatto. Il gioco è partito. Godopoli. Posso dire che ho il pipino ritto grazie a questa soave voce. Seghino is possible, assolutamente. Ragazzi, buonasera a tutti e benvenuti nella blind run di One Shot. Grazie a Gezi che si abbona per il 25esimo mese, vi ricordo che il sub goal è impostato alle 2550, quindi in realtà poco meno di 100 sub al raggiungimento del sub goal, più precisamente 83. Un goal che potremo raggiungere secondo me in una sera, quindi attenzione. Vi ricordo che potete iscrivervi con Prime e che con Prime è gratuito, altrimenti potete tranquillamente pagare 4,99€ da desktop e 6,99€ da cellulare, oppure ancora, grazie mille a Nexus Proxy che si abbona per un anno insieme, oppure ancora potete regalare delle sub se siete particolarmente insomma volenterosi di sostenere economicamente tutti i nostri progetti. Chiara sta arrivando, ma tanto mi dedicherò all'introduzione perché ha ordinato la cena, noi non abbiamo ancora cenato. Quindi ceneremo qui in diretta con voi e intanto ci godiamo il riassunto, quindi sfrutteremo anche il momento cena, che sicuramente andrà avanti per molto tempo della live, però sfrutteremo il momento cena per cominciare il tutto. Guanelush, rispondo a te per rispondere a tutti. Mi faccio tante ore di live sicuramente oggi, però è un piacere farlo nel momento in cui A, non abbiamo pubblicato un video questa settimana, perché insomma non c'è stato alcun Pokémon Direct e ci siamo trovati impreparati nel insomma impossibilità anche di... Mi sposto dietro la sedia. Nell'impossibilità, dicevo, di chiedere a Diego di fare i miracoli per il video su Mewtwo, però ecco, in ogni caso c'è un grande sostegno, tante persone si abbonano, tante persone regalano sub, è il minimo che possiamo fare effettivamente, darvi tanto intrattenimento, tanto content. Quindi
Ragazzi, nella scorsa puntata abbiamo aggiustato l'ascensore e abbiamo scoperto innanzitutto una cosa: la città ha trovato un metodo per sfruttare il fosforo in una maniera estremamente più funzionale, grazie anche alle tecnologie che la città possiede, rispetto al Glen e alle Barrens. Abbiamo un misterioso uomo che non credo si sia presentato, non mi pare ci abbia detto il suo nome, che è un aggiustatutto, è un tecnico manutentore delle luci che vengono utilizzate in vari edifici, tra cui bar e appunto proprio le reading lights della biblioteca. Sappiamo quindi che la città è popolata da umani che sta andando avanti comunque nella vita quotidiana di tutti i giorni, con bar, appunto, attività varie che in realtà possiamo presupporre esistere in una notte infinita illuminata appunto solo dall'utilizzo del fosforo. Sappiamo anche che però la città è stata presa di mira da questi quadrati, grazie a Devil Crash che si abbona per 18 mesi. Buonasera, serie Chiara, finalmente il mio Sigma ha iniziato a lavorare al McDonald's, ma soprattutto, ma ve li fate i cazzi vostri, grazie mille, grazie. Dicevo, i quadrati hanno cominciato ad attaccare la città e abbiamo scoperto che i quadrati hanno la possibilità, questi glitch, di erodere, ok? Il mondo circostante, in particolare il ponte del piano di sopra. Ti ricordi? Yeah. Il ponte del piano di sopra è stato completamente eroso e consumato. Ci siamo chiesti in realtà se i quadrati possono arrivare anche a fare di più, magari a proprio creare dei malfunzionamenti o addirittura a hackerare il mondo e quindi generare cose che precedentemente non c'erano, non esistevano, come la password dell'ascensore. Ricorderete, abbiamo aggiustato l'ascensore, ma l'ascensore aveva una password che solo noi potevamo sapere, in quanto faceva parte di uno di quegli indovinelli risolvibili solamente attraverso il nostro computer. E quindi questo ci ha fatto chiedere se i quadrati non siano anche una manomissione esterna che cambia da una parte la conformazione del mondo erodendolo, ma dall'altra anche il suo funzionamento. In più abbiamo fatto un lungo discorso sui sogni di Nico, un discorso che devo necessariamente, grazie mille di tagliarmela, grazie davvero, un discorso, grazie a Moxixai che si abbona per il sesto mese, sono iscritto al canale per Nico. Chi sono quei due in alto a sinistra? Dei coglioni che non si fanno i cazzi loro. E tra l'altro devo fare la storia così, insomma, spero che nessuno perda one shot. Ora in realtà vi vedo comunque in quasi 1000, quindi secondo me arriveremo sempre ai soliti 1300-1350 che ci sono durante one shot, però spero davvero che non se la perdano, perché questa è una puntata fondamentale, l'avete seguita praticamente in tantissimi questa serie e non ha droppato numeri dal primo episodio fino a questo, ora non so, siamo al quarto, al quinto, quindi mi auguro davvero che nessuno se la perda, ma comunque farò anche una storia. Dicevo, voi intanto, se avete amici che seguono One Shot, fate passaparola, perché oggi ovviamente con il talk sulle tre abbiamo ovviamente inserito in programmazione qualcosa che originariamente non c'era. Sul sogno di Nico c'è da fare una piccola discussione, perché appunto gli abbiamo solo detto sì, siamo sono tornato, ok, perfetto, vai tu, tagliala. No, ho finito di tagliare. In piatta? Vuoi impiattare? Sì, vai, va bene. Sul sogno di Nico c'è da dire qualcosa di più. Nico viene mostrato in questo villaggio nel quale si dice che tutti cucinino per tutti, quindi a turno la mamma di Nico a volte cucina per tutto il resto del villaggio, come appunto una sorta di feudo, di situazione di mezzadria. A volte addirittura questi popolani si dividono il compito di badare ai bambini, se abbiamo preso la pizza. E questo a me ha fatto pensare addirittura ad una distorsione del mondo visto dagli occhi di un bimbo. In realtà il mondo di Nico potrebbe essere una prigione, per quanto mi riguarda, però ovviamente è una sensazione di pancia. Quel che è certo, al di là di ogni interpretazione, è che il mondo di Nico è diverso dal nostro, perché gli uomini hanno le orecchie da gatto, ma comunque molto simile. Nel sistema solare ci sono i computer, tutto ciò che è descritto da Nico in realtà assomiglia al nostro mondo, tranne per l'assenza di città. Nel mondo di Nico le città non sembrerebbero neanche esistere, perché lui la vede ed è sorpreso da tutto quello che si pone davanti ai suoi occhi. Secondo me non stiamo ragionando tutti quanti, io compreso, però, su un fondamentale elemento di trama. Perché Nico? Perché Nico? Perché un bimbo
è il Messia. Perché un bimbo gatto è il Messia. Cioè, abbiamo vagliato, nelle varie supposizioni fatte nel corso di questa serie, varie possibilità. Che questa fosse la storia dei robot, più o meno senzienti, ok? Quindi robot che vogliono raccontarci quanto siano umani. Che questa fosse la storia di Sidonia, del dio, quindi di colui che è al di là del computer. Che questa fosse la storia dell'interlocutore al di là del computer, ok? Che questa fosse la storia del popolo, degli esseri umani, che si è visto privato della luce. Ma non abbiamo mai vagliato l'idea che questa possa essere la storia di Nico. Cioè che tutto questo stia avvenendo per un percorso che Nico, e solo Nico, deve fare. Cos'è successo che ha portato Nico in questo mondo? Siamo stati noi? È stato il mondo stesso? O è stato Nico? Perché questi sogni che noi continuiamo a vedere non riescono a non suggerirmi che in realtà tutto stia accadendo per il motivo ignoto per il quale Nico dal suo mondo è arrivato nel nostro. Non riesco a non pensarlo, ragazzi, scusate, tiro un morso. Non riesco a non pensare che non ci abbiano spiegato volutamente né come si chiami il mondo di Nico, né che regole vigano dentro di esso, né come Nico sia arrivato qui, perché forse insieme ai sogni è il punto di tutto. Alla fine Nico, se vogliamo, sta vivendo un percorso molto particolare che lo porta a scoprire situazioni un po' più grandi di lui che gli insegnano molto. Il peso delle responsabilità, vi direi innanzitutto, no? La storia di Nico è quella di un bambino che prende in mano le sue responsabilità. Mi sono sporcato. Un bambino che scopre, forse precocemente, la sofferenza, il dolore, no? E poi che addirittura vede davanti ai suoi occhi un mondo nuovo, una città, scopre sezioni di vita che non dovrebbero essere, cioè che non gli appartengono. Quindi non so se questo è il nostro percorso, se è il percorso di questo mondo, se è il percorso di Nico. Nico è un bambino che parla sempre della sua mamma come di una mamma che si cura di lui, lo fa mangiare, gli fa il suo piatto preferito durante il compleanno. Lui è sempre mamma, 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 no? È fissato con questa mamma, giustamente, è un bimbo. Ma qui noi lo vediamo molto adulto. Qui Nico si sobbarca il peso di questo mondo e vuole salvarlo. Quindi non so. È un bimbo. Il genere conta poco, a quell'età onestamente è irrilevante, almeno per ora. Ma anche secondo me, ragazzi, non si sa se Nico sia un maschio o una femmina. Faccio una storia intanto per ricordare a tutti che siamo in diretta. Allora, aspettate che faccio il storia. Ragazzi, siamo live con One Shot, a un orario meno, come dire, consono, però dobbiamo farlo. Allora, adesso faccio il twitch.tv/Sidonia. E così possiamo cominciare. Let's go. Godopoli. Andiamo. Bene, ragazzi. Mangio l'ultimo morso e ci sono. Grazie, Shiny Weavile. Love you to the moon and back. Grazie. Pizza buona. Ho troppa fame. Non so quanto durerà ancora. Non ne ho la più pallida idea.
Bene. Ragazzi, a me dispiace perché siamo meno del solito, ma ho avvisato ovunque potessi. Spero che le persone che ci apperanno. Ehi, ciao Idonia. Bentornato. Grazie bell'occhio. Adesso per colpa vostra ho voglia di pizza. Ragazzi, pizzino. Crosta. Tattico. Ah, è crosta? Boia, si sente. Bentornato. Ah già, dovevamo aprire la porta. Oh. No. È bloccata da dentro. No. Cioè i moddini ci hanno fatto fermare qui. Giustamente non rivelandoci, perché sono dei veri maestri. Che in realtà è chiusa. Chiedo il Sorratan. Ecco qua. Andiamo a vedere allora cosa si nasconde in Da City. Qui non ci siamo stati. Ciao persona. Oh, la biblioteca è qui davanti. Grazie. Prima però parliamo con tutti. Quando il mondo finisce... Questa è una domanda che ci siamo fatti all'inizio della run. Grazie intanto a Sleepless Ron, che sei buona per il quarto mese. Ti guardo mentre mangio un arancini. Grazie mille. Un arancino, penso volessi scrivere. Quando il mondo finisce, preferiresti, anzi sarebbe meglio, se finisse in un botto solo o lentamente? Ragazzi, in un botto solo. Cioè, per me questa non è neanche una vera domanda. Non ci devo neanche pensare. Che palle. Che palle. Che sofferenza. No, no, no. Per me... Facciamo una polla assolutamente, ma per me deve finire velocemente. Subito. Che coglione. Se so, tra l'altro, che siamo destinati a morire, va subito. Ad essere onesto, mi farebbe piacere la prima opzione. Perfetto, quindi anche lui è della nostra idea. Sì, ma anche secondo me non è una domanda. Vediamo un po'. Una morte veloce... suggerisce esatto, di essere meno dolorosa, non pensi? Ragazzi, qui è bello il fatto che Nico non dica niente in quanto bambino. Mi piace tantissimo il fatto che non abbiano scritto su Nico delle risposte palesemente altrimenti poco credibili. Perché in bocca a un bambino, esatto, discorsi sui massimi sistemi. Cioè, un bambino sa cosa risponderebbe? Ma tanto il mondo non finisce. E quindi, davvero, secondo me... è perfettamente sensato il fatto che Nico non dica niente. Va bene così. Ora, non entrerei subito qua dentro, perché mi pare che mancasse anche un pezzo di sopra della città. E ho sempre paura del faso. Ma ci manca tutta la città. Non abbiamo fatto niente della città. E quindi andiamo alla città e poi entriamo nella biblioteca come ultima cosa. La città... Ok, avevamo fatto l'uomo acquario, era l'unico già interpellato insieme al tizio che si trovava in fondo a sinistra. Ci sono entrato per sbaglio perché pensavo fosse una finestra. Qui c'è l'ascensore, questo è il robot, ci abbiamo già parlato. Ok, ripartiamo da qui allora, così almeno facciamo un esploro decente. Che discorsi terribili però, oddio non so, cioè prima o poi andrà affrontato questo discorso, no? Quindi ci immedesimiamo in qualcosa che... non dovrebbe toccare a noi, ma potrebbe toccare a noi, perché... Vi ricordo che nessuno poteva prevedere una pandemia globale, quindi... Oh, raga, io soprattutto post pandemia, cioè post inizio della pandemia, sono ancora più convinta di non avere nessuna voglia di vivere in un mondo in cui devo sopravvivere con le unghie e coi denti, cioè proprio che palle. E penso sia una cosa assolutamente normale da poter dire. Nick scrive una cosa sensata, ma non andiamo lentamente ogni giorno verso la fine di noi stessi e del nostro mondo, è vero, però non sappiamo quando. Il punto è... Se tu sapessi della fine del mondo, sai che sta finendo, perché c'è qualcosa che lo ha condannato comunque in maniera tangibile, e non il tempo, lo spazio. Vorresti che accadesse velocemente oppure no? Che cazzo era? Era una volpe? A me sembrava un gatto. Sai, Doni, hai visto cosa è successo? Sì, però è apparso sullo schermo, quindi non so come l'abbia visto Nico.
Non è che apparso sullo schermo, era una gigantesca ombra. Sì. Sì, ho visto. Ah. Lo abbiamo visto solo noi. È un'immagine che è apparsa dal nostro punto di vista. No. Lo ha visto anche lui. E poi ho visto qualcosa. Un piccolo sogno. Mi chiedo che cosa fosse. Sono molto breve. Sì. Ok, una sacco della monnezza. Cestino della monnezza. Monnezza. Monnezza, monnezza, monnezza. Andiamo prima su, che dici? Sono proprio i suburb. Entriamo. C'ho sempre il solito controllo, ragazzi, per la sicurezza. Ok, possiamo entrare. Ci sono grandi dischi di sì. Dischi di plastica qui. Forse devono entrare dentro qualcosa? O comunque essere usati su qualcosa, con qualcosa? Che cazzo sono? Aspetta, Saidonia, ce li portiamo? Cioè, ce li portiamo dietro? Ma sono così pesanti. Va bene. Ehi, no, in realtà sono leggerissimi. Cosa sono? Lenti, te lo dice. Questi? Ah, sì, sì, sì. Convex lens, thick lens e thin lens e concave lens. Quindi sono lenti... In teoria vanno attaccate su una macchina. Io ho perso la cavalcata e rumba? L'ho vista. La cavalcata e rumba l'abbiamo vista. No, dicono l'ho persa io. Ah. L'ho visto. Oh! Libro! Te l'ho detto. Non l'ho visto, scusa. Non caghi mai. È un grande libro. Il titolo dice comprendere il robot. Come fa a leggere il titolo? Non è. Ma uno di... noi sappiamo che l'interno del libro è scritto in un linguaggio. Ah, ok. Sconosciuto. Pensavo che fosse scritto coerentemente anche il titolo nella stessa lingua. In realtà non è neanche detto che tutti questi libri siano scritti nella stessa lingua. Però grandi libri. Sono dizionari. Alcune delle parole sono sottolineate. La maggior parte delle parole sono sottolineate. Quindi è la casa di uno studioso. Ok, una... C'è una lampada? Lantern plant? Beh, letteralmente una pianta lanterna. Non lo so, magari è una di quelle piante al fosforo che fa luce. C'è attaccata una nota. Dice: grazie per il suo duro lavoro, mister... accendi i lampioni. Sì. Non so se lamplighter era una traduzione precisa. La foto incorniciata di qualcuno. Lamplighter. Guardate, ha tante boccette di fosforo dentro casa, quindi vi direi che è la casa effettivamente di una persona che legge molto e che si occupa di accendere i lampioni che abbiamo visto in città. No? Beh, potrebbe la casa stare. Del tipo, no? Non è lui che accende i lampioni. No, lui si occupa della manutenzione delle luci, non necessariamente casa sua. Beh, però manutenzione delle luci e accensione dei lampioni, secondo me vanno abbastanza di pari passo. Cioè, in teoria, quando c'erano i lampioni che andavano accesi a mano, io immagino che chi si occupava di accenderli si dovesse occupare anche della manutenzione. Quindi, secondo me, è comunque il tipo dell'ascensore. Ci sta perché lui è molto rozzo e la casa è estremamente disordinata. Caffè, cioè cialde di caffè. Tazze vuote di caffè. E allora è sicuramente lui. Perché lui era fissato col caffè, no? Aveva un sacco di caffè. Non ho letto la frase prima. E qua dice: ah, ok, semplicemente un letto. La coperta ha un po' di toppe cucite sopra. Allora è lui. Un po' rattoppata. Potrebbe essere lui. Perché effettivamente anche quello, cioè il barista diceva, come dicevi tu, che lui ha ordinato un fottio di caffè al bar. Un cestino. C'è un vetro rotto.
Però, quindi ha una passione per la fotografia? A cosa servono le lens? Oddio, queste lens in realtà non sembrano da montare su una macchina. Qualcuno riesce a capire cosa potrebbero essere? Cioè, che oggetti potrebbero essere? Non lo so, magari un qualche macchinario. Magari un telescopio. Infatti stavo pensando la stessa cosa. Magari un... uno strano binocolo. Cos'è che diceva il libro già? Ah, ok, quindi il titolo dice... Comprendere i robot. E qui c'è una un vaso pieno di liquido rosso che si illumina, ma in realtà abbiamo visto che il fosforo prende colori diversi a seconda del luogo in cui siamo ed è il colore principale del luogo stesso, probabilmente perché è la luce del luogo in cui ci troviamo, quindi verde il Glen, blu il Barrens e qui il rosso. Lenti ottiche, mi verrebbe in mente per direzionare fasci di luce, avrebbe senso. Ok, ha senso. Lenti utilizzate per fare esperimenti di ottica luminosa. Ma continua a destra prima di salire. Sì. E ora, oh fuck, che cazzo c'è? Cos'è? Un robot. È un robot, no, povero. Per favore, no, avvicinarti. Piccolo, lui ci sta proteggendo. Ricordatevi che i robot sono costruiti per salvaguardare la nostra salute. Questo robot, nonostante stia morendo, in realtà ci chiede semplicemente di non avvicinarci. Piccolo. Oddio, prima qui o prima di là? Di là. In ordine. Anche secondo me. Perfetto. Dopo. Io ho preso l'unica pizza che era senza mozzarella, ma è letteralmente senza niente. Abbiamo dei tizi che fanno da mangiare. Comincio dal fondo, ragazzi. Ok. Ah, siamo sopra la porta? No, no, è un'altra porta. Grazie a Reporbo che si abbona per il 17° mese. Oggi niente messaggi ironici, solo tanto amore per due persone che ci mettono veramente il cuore in quel che fanno. Un abbraccio a Topotto a distanza a voi. A voi. Che dolce. A voi tutti, ragazzi. Hey! Pronto a farti saltare il cervello? Sì, vabbè, in senso figurato. Non sto guardando. Ok. Ho inventato una medicina per preparare tutti quanti alla alla mancanza d'acqua che, insomma, ci colpirà a breve. Quello che devi fare, tutto quello che devi fare è sciogliere, brava, una di queste pillole nell'acqua. E poi bevi l'acqua. E poi non berrai mai più l'acqua nella tua vita. Non avrai più bisogno. Sì, esatto, non avrai più bisogno di bere. E tra l'altro farà anche crescere le piante più velocemente. Questa la dobbiamo dare alla pianta. Però dobbiamo quindi riprendere l'ascensore. Come funziona? Perché non prendi un campione gratuito? Oh, grazie. Non ringraziarmi. Vai e parlane con tutti. Diffondi il verbo. Spargi la voce. Metti una provetta. Anche perché secondo me hai uno spazio limitato. Quindi metto la pillola nella provetta? Dai. Sì, si è sciolta veramente in fretta. Perfetto. E ora abbiamo la medicated water. Perfetto. Vediamo se ci dice altro lui. In realtà ho esagerato. L'effetto della pillola dura una sola settimana. Ma tutto quello che devi fare è prendere semplicemente un'altra pillola. Ma però... Questo stand odora di zucchero bruciato. Sì, sto ancora imparando come si fa a fare questi spiedini di zucchero caramellato, ti direi, perché fritto non... Però guarda che non hanno un brutto sapore. Ne vuoi uno? Va bene, no, no, così, grazie. Vai. Ok, niente. Sta fancicchiello? Sì. Sei qui per le foto? No, aspetta. Hai qui le foto, forse gli ha detto? No? Ok.
Allora starò qui. Io sarò qui. No. Eh sì, vedi, sei qui per le tue foto. No. Ok, allora starò semplicemente qui. Ma cos'è? È uno spacciatore? Come? Perché? L'ho interpretato come tipo una frase in codice. Vuoi le foto? Vuoi quella roba? Cioè, cazzo vuol dire sei qui per le foto? Che domanda è? Secondo me vuol dire semplicemente che non abbiamo ancora il prompt giusto per attivare questa subquest. Dici? Sì. Non mi ha dato più l'idea di essere una... È quasi... O addirittura esatto, un ricattatore, boh. Vabbè. Qui c'è un buco. Sembra che... What? Sembra che possa uscirne tipo un foglio di carta o qualcosa del genere. Ma che è? Non ha fatto nulla. Niente. Serve una batteria allora, dai. Guarda dietro. Un proiettore, che è? Ah, fa le foto. Ah. Quello è lo sfondo. È una macchina fotografica, un gigantesco. Ah, allora non è uno spacciatore, diceva solo il vero e basta. Allora, è uno slot rettangolare. Sembra che qualcosa ci possa essere lenti. Inserito. Hai quattro lenti. E con quale ordine? Ah, ovviamente non lo sappiamo ancora. Palesemente siamo qui troppo presto. Ci manca Vediamo. Ancora qualcosa. Già. Vedi. Ma non sappiamo in che ordine. Esatto, ed è inutile. È inutile andare a caso. Comunque, posso dire una cosa? Ho finito la pizza. Allora, ovviamente questo è un mondo vero. Oh no. Secondo me sì. Quindi non ritiriamo in mezzo tutto. Ma facciamolo comunque. Ora bevo e vi dico. Tiravo il piatto da davanti intanto. Ma il fatto che le persone siano quasi tutte visualizzate come esseri antropomorfi che in testa hanno esattamente qualcosa che ricorda il loro lavoro è una visione tipicamente infantile, no? Cioè il far coincidere la professione della persona con la persona stessa. Quindi non so, è proprio il mondo dagli occhi di Nico. No, vedere l'omino che fa i pannocchi. Però quello che ti manca, porto sta pane in testa. Però quello che ti manca è sapere se questo è il modo in cui realmente appaiono o se è semplicemente il gioco per questioni di gameplay barra stile vuole farti vedere. Assolutamente. Il mondo attraverso gli occhi di Nico. Ma infatti non dico è una supposizione pazza, non mettiamo in mezzo, dico solo è curioso il fatto che esatto, gli uomini appaiano come caricatura di quello che fanno o rappresentano. Sì, non comprendo neanche io. Sono d'accordo con la l'appunto di chi scrive. Però il barman era normale. Ma anche il tizio delle foto era normale. Non comprendo con quale logica alcuni siano in questo modo e altri vedi anche il tipo della con, fine del mondo con la testa a forma di orologio. Certo. Il tipo con la testa a forma di televisore. Non lo so, ci manca un po' il distinguo perché alcuni esatto, sì, altri no, è vero. Esatto. Cos'è? Breaded fish, quindi Marcolino pesce che scrive impanato. Io sarei una festa di cazzo. Comunque mi fa molto ridere. Invece di testa di cazzo lui fa la festa di cazzo perché ha taipato. Vabbè, comunque ho tostato il pane io. Ok. Questo odora. Ok, niente, la stessa cosa, C'è una festa. Ma che festa? Festa? Ehi, ragazzino, vuoi un po' di zuppa? In realtà i dumpling sono i ravioli, sono no? I ravioli, sì. Quindi vuoi un po' di ravioli in brodo, credo sia. Sono contengono. No, i soup dumplings sono un tipo di ravioli che hanno il ripieno che comprende anche la zuppa. Infatti si mangiano tenendo un cucchiaio sotto il raviolo. Sono tipici cinesi e quando li mordi, perché non li mangi in un boccone solo perché sennò ti strozzi, praticamente li prendi con le bacchette e li mordi a metà, okay. Ma ti tieni un cucchiaio sotto perché comincia poi a colare il brodo, poi lasci l'altra metà del raviolo nel cucchiaio e mangi tutto insieme, quindi okay. Hanno anche un po' di zuppa dentro. Ok, chiaro.
No, penso che... Beh, era... scusatemi, non ho letto la parte finale. È garantito che contengano solo una minima parte di prodotti, diciamo, industriali, non naturali. No, 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 quindi non li voglio. Oh! Ehi, ehi, ciao. Tu... va tutto bene? Sì. Che fai? Sto semplicemente riempendo i lampioni. Ok, allora mi sa che è lui l'amplighter. Sì. Ci sta mettendo un po'. Credo che stia perdendo. E guarda, c'è anche il fluido rosso nella stessa jar più o meno che abbiamo visto a casa sua. Quindi lui ha praticamente un sacco di questi vasi pieni di liquido rosso e poi infila il liquido rosso dentro il lampione. Anche a me pare strano che comunque Nico rifiuti ogni singola cosa che gli viene offerta. Ciò nonostante è fissato con i pancake della mamma e con la cucina in generale di sua mamma. È vero, rifiuta sempre. Può anche essere semplicemente... non prendere cibo dagli sconosciuti. Esatto. Anche io ho subito pensato a questa cosa qui. Può anche essere quello. Però, non lo so, anche questo effettivamente è strano e bizzarro. Sembra indaffarato. Sì, eh. Pensavo fosse un pensiero di Nico, ma forse lo sta dicendo ad alta voce con noi. Mi so. Cioè, parla con noi e dice: lui sembra indaffarato. Te ne accorgi, no? Lo vedi? Palese. Bene. Mi sono resa conto che sto dicendo palese. Allora, ci sta. Ci siamo stati? È inizio la canzone del Dolce Peppers. What? Wow! Sidonia, l'hai vista quella volpe? È scappata dietro l'albero. Non lo troverai mai. Era effettivamente la visione. Vedi che era una volpe, te l'ho detto che era una volpe. Mi dispiace se mi stai cercando. Cosa? Ma non posso parlarti. Con te? Non adesso. Però puoi promettermi una cosa? Se puoi trovare una via per tornare, esatto, un modo per tornare. Per favore fallo. È il bearer del vecchio sole, palesissimo. È il vecchio Nico. Dici? Sì. È il vecchio Nico. Che gli sta dicendo di non fare la sua stessa fine. Secondo me ci stiamo avvicinando sempre di più a... se vuoi salvare questo mondo... rinuncia a Nico. E installare il sole, Nico non se ne può andare mai più. E lui è il vecchio... grazie intanto a... portatore del sole. K2O, che ovviamente è morto in questo caso. O comunque trasformato per sempre. Visione, quel cazzo che ti sta dicendo. Se puoi tornartene a casa tua, torna. Grazie a K2O, Grblu42, che sei buona per il sesto mese. Un abbraccione da Portici, ragazzi. Buon lavoro e buona serata. Ma grazie, grazie mille. Dov'è Portici? Non so. Allora... no, ma ti dico che è il vecchio portatore perché ha... ha una luce addosso. Esatto. Immaginavo. E insomma, quello che ha detto è tanto. È un personaggio molto particolare perché sa che noi non siamo di qui. E ti dice se puoi tornartene, fallo. Se puoi tornartene, fallo. Nessuno parla di Nico come di una persona che viene da un altro mondo. Cioè sanno che esiste un messia. Riconoscono il messia in quanto ha la lampadina in mano, ma nessuno dice da dove vieni, ok? Tutti che chiedono Nico cosa fai, ma nessuno che dice Nico come stai, ok? Qui invece la voce... non pensavo che l'avresti detto. Mannaggia. Comunque, sì, è una giusta obiezione. Per tornare intende banalmente tornare qui. È possibile. In che senso? Ti dice non posso parlare con te, almeno non adesso, però se puoi tornare in questa stanza, per favore torna. È una possibile interpretazione, non abbiamo modo... Dici, se usciamo e non si trova più sta stanza... No, no, lui dice non può parlare con noi ora, quindi ha senso leggere le sue parole
intendendole come adesso non posso parlare con te, però se hai modo di tornare indietro in questa stanza dopo, quando sarà effettivamente il momento in cui potrò parlare con te, per favore vieni a cercarmi di nuovo. Ok. Non è una traduzione Ok, ho capito. Campata per aria. Ci può stare, still, nella... Ok, aspetta. Ok, dai. Scopriamo. Cosa vuoi dire? Ragazzi, io mi sento in colpa perché vedo che non siete tutti i soliti che seguono la serie e qui stiamo vedendo roba grossa. Magari ci fermiamo tan non troppo, perché mi piange il cuore. Ci sono persone che veramente si sono collegate anche durante le partite di calcio per vedere One Shot, e secondo me oggi saranno collegati alle 9, avranno visto che non c'era niente, hanno detto vabbè, allora, guarda, da quanto è iniziata, appunto. E mannaggia, mi dispiace perché io ho cercato di comunicarlo in tutti i modi, però mi scoccia un botto che le persone se la perdano. Non ci fermiamo adesso, ci mancherebbe, però non voglio neanche fare il finale del gioco senza tutti. Comunque, che cosa intendi dire? Nessuna risposta. Quindi è volutamente ambiguo. Perfetto, Marcolino sa già dove farci fermare. Non c'è nessuno. Quindi quest'essere... Allora, quest'essere è anche importante per un altro motivo. È in grado di apparire on screen. E sappiamo che questo gioco è meta. Quindi il fatto che non sia apparso solo davanti a Nico, ma in overlay... Quanto conferma il fatto che c'è il vecchio Barriere del Sole? Conferma il fatto che, più che altro, non so se è il vecchio Barriere del Sole, ma conferma il fatto che tra le due cose, con questa frase intende tornare nel tuo mondo. È una persona, è un personaggio onnisciente, ok? No, per me no. Perché se tu vuoi interpretare la sua frase come torna in questa stanza perché ora non ti posso parlare, tutto quello che abbiamo letto, tutto quello che abbiamo visto è comunque coerente con questa idea. È vero. Perché lui ti dice, ora non ti posso parlare, però se puoi tornare qui, per favore fallo, e poi se ne va. Però non so, if you find a way back, è tipo se trovi un modo per tornare, un po' strano. Ma infatti è la prima cosa che mi è venuta in mente. Anche io istintivamente ho subito collegato quello che ha detto con il tuo mondo, e quindi come fai a sapere che io vengo da un altro mondo? Esatto, anche per me è... Cioè, se io dovessi scegliere fra le due, sceglierei come interpretazione questa. Questo però significa che il bearer viene sempre da un altro mondo. Però... Guarda, le parole esatte sono: if you found a way to return, please do. Quindi, e vedi, sono, secondo me, anche il fatto che Nico gli chieda che cosa intendi e non abbia risposto. È un indice del fatto che devi avere il dubbio, volutamente ambigua, che ti può valere esattamente come un ora non posso parlare con te, ma dopo che ti sei fatto un giro nella mappa torna in questa stanza, oppure ora non posso parlare con te, ma in ogni caso, se puoi tornartene indietro nel tuo mondo, per favore. Ti faccio una domanda. Tu parli del vecchio bearer. Intanto leggo Gianluca. Passo solo per rinnovare per sbaglio a questo canale pessimo. Causa laurea non sono riuscito a vedere né recuperare la scorsa live di One Shot. Recupererò in pasta, sempre Team Chiara. Bella Paug. Allora, ti faccio una domanda. Siccome mi parli di vecchio bearer del sole, io ti chiedo. Parli della persona che ha piazzato per prima la lampada, dato che in realtà la lampadina... Sì, per ultima, ma in realtà ce n'è stata una sola. C'è stato il mondo a memoria di un sole originario che poi è sparito, ok? Non è che c'è un ciclo. Quindi, è la persona che ha piazzato per la prima volta la lampadina o un vecchio messia che ci ha provato? Perché secondo me... La prima lampadina era lì, punto. Ma noi stiamo dando per scontato che il messia è uno solo, è il primo. Sicuramente da come ci parlano le persone, il messia sembrerebbe per la prima volta arrivato in questo mondo. Ma allo stesso tempo è strano che in molti ci abbiano detto qui in città probabilmente non cambierà un cazzo quando metterà il sole. E quindi mi chiedo, è un ciclo? Secondo me è un overthinking che non ha via di uscita in questo momento. Sì, dici tu, non potremmo trovare... Cioè, abbiamo letteralmente cominciato a pensare all'esistenza dell'antenato di Nico. Adesso. E quindi abbiamo come prove dell'esistenza di un possibile
ante Nico il fatto che A, abbiamo la sensazione, quindi il dialogo non è una prova. È vero, è vero. Abbiamo la sensazione, non quella, abbiamo la sensazione che ci troveremo a sacrificare Nico per mantenere la luce in questo mondo, quindi non è una prova, ma è una sensazione che abbiamo noi. B, il fatto che, ecco che cazzo volevo dire, qualcuno ha detto ma la visione della volpe era un sogno per Nico, beh era un ricordo per Nico, no, era un sogno. Ho letto prima in chat qualcuno che diceva ma Nico ha interpretato la visione della volpe come un ricordo, no, ha detto mi è sembrato di avere un piccolo, no piccolo ha detto tu, un breve sogno, mm-hmm, ok? Breve. Quindi, le cose che proverebbero la funzione della volpe come ante Nico sarebbe A, la sensazione che noi abbiamo di dover sacrificare Nico, yes, che andrebbe a collimare con B, il dialogo tendenzialmente abbastanza cupo che abbiamo appena avuto con la volpe, già. C, il fatto che abbiamo avuto una visione chiara di lui mentre Nico non è riuscito a metterlo a fuoco, sì. D, il fatto che gli hanno fatto uno sprite con un particolare giallo sulla faccia, fine. Quindi siamo comunque tanto nelle speculazioni. Da qui a provare a costruirci sopra il allora prima però c'era il sole ma non c'era il messia, allora la volpe potrebbe essere un tentato messia che non ce l'ha fatta. Secondo me andiamo è veramente troppo oltre. Qui c'è il mercatone 1, no? Sì, ok, quindi ci manca solo la parte a sinistra. Ma no, ah no, è la casa di Giorgio. Abbiamo fatto tutto in ordine. Abbiamo fatto tutto allora. Perché il su è un'altra siamo andati in questo. Ordine. Allora basta, possiamo tornare giù. E qui sei talmente poco abituato a esplorare in maniera sensata che non ci stai credendo. Ma siamo andati in ordine. È giusto. Di però qui posso andare a destra ancora e andare giù. Sì. Aspetta, prima c'è questo. È un post. Un volantino. Volantino, brava. Un volantino sbiadito. È un volantino sbiadito. Indovina? Vabbè, a parte che probabilmente è chiusa, quindi. C'è quindi un disegno strano sul muro, sembra uno dei ram. Sì, è vero. Sembra infatti un ariete. E quindi si deve sfondare come l'ariete? Magari devi attirarne uno. Perché vedi, è proprio un c'è un buco, però è murato. Bla. Esatto. Andrei giù. Scendi. In teoria. What the fuck? C'è uno strano caldo qui dentro. C'è un gatto. Tanti gatti. Sì, accanto a un uomo televisore. Cosa dice Nico accanto ai gatti? Bla bla. Ma le fusa. Oh, un gatto. Parla in robottese ovviamente perché è un robot. Sei perso? Io? Vuoi unirti a noi? Unirmi ai tuoi gatti? Sì. Ma io non sono un gatto. Non cammino su quattro zampe come loro. Ma hai gli occhi da gatto. I miei occhi sono normali. Sono occhi da persona. Beh, normali a casa mia ovviamente. Il tuo capello è a forma di gatto. Ma io sono solo una persona. Sei comunque il benvenuto qui. Io proteggo solo le persone che si sono perse. No, io proteggo anche le persone perse. Grazie, ma non sono perso abbastanza. Cioè, non sono perso. Io però non sono perso. Io ho Saidonia che mi guida. Capisco. È caldo qui, già. Questo lui è una stufa, quindi. Sì. Questa è la mia. Era il mio compito originale. Uh-huh. Guardare. Badare ai gatti. No, il caldo. Oh, è un bel obiettivo, un bel compito. Sembri stanco? È il letto di questo posto. È probabilmente il letto di questa città, perché ovviamente che cosa fai? Entri in casa di qualcuno? Probabilmente è il letto di questa mappa. Vuoi dormire? No, non posso dormire. Saidonia ha cose da fare. Ok. Saidonia e io abbiamo cose da fare. Sì. E dove hai trovato tutti questi gatti? Loro hanno trovato me. Per conto loro. Quindi sono io qui. Cioè sono io a stare fermo qui. Beh, è bello il fatto che tu non sia solo, no? Ho incontrato altri robot che sono fermi, immobili, tutti quanti da soli. E non sembrava una bella cosa. Ah, in realtà i robot stanno bene.
non siamo come le persone. Non possiamo sentire la solitudine. Tipicamente. Quindi di base noi non possiamo sentire la solitudine. Ma sappiamo benissimo che Silver è ciò che avvertiva. Quindi i tamed robots, i robot addomesticati, possono. E lui invece realisticamente lo è, per come parla. Per come è vestito anche. Anche per come è vestito, secondo me. Sì, col papillon. Col papillon, esatto. È molto antropomorfo, nonostante la testa da stufa. Vedi? Beh, tu parli meno come. Cioè, tu sembri di meno un robot nel modo, per il modo in cui parli rispetto alla maggior parte dei robot che ho incontrato. Forse. Non ci sono molte persone che frequentano questa parte del vicolo, però ce n'è qualcuna. E una di loro vive persino qui. Capisco. Parlaci ancora? Sei qui da un po'. Sei sicuro di non voler restare? Direi di no, ragazzi. Sei un robot studiato. Sono a posto, ma comunque grazie per avermelo offerto. Ok, perfetto. Questo qui probabilmente ci aiuterà a dormire, secondo me, quando sarà arrivato il momento. Vicolo cieco? A vicolo cieco, giusto. Non manca altro, quindi. Possiamo fare il torno indietro. Quindi, foto non appena avremo capito l'ordine delle lenti. E poi le consegneremo al tipo. Cioè, anche il tipo avrà qualcosa a cui fare. Ah, sì, c'è. Ah, sì, certo. Spaggiatore. Qui c'è il laboratorio. A destra c'è la parte che non abbiamo esplorato. Qui c'è il newspaper. Quindi andiamo a destra. Andiamo a destra e a questo punto entriamo in biblioteca. Entriamo in biblioteca, raga. Ho ancora una fetta di pizza? Ma io un fettino lo piglio, non mi fa schifo. Però devi tradurre allora se io mangio pizza. Vai. Tu muoviti. Nel senso, non muoviti, sbrigati, muoviti nel senso. Ma proprio la ganza. Ti fai i cazzi tuoi. Traduco molto se non mi fai leggere. Un qualche tipo di placca. Targa. Placca. Streptococco. La targa. Che è sto tipo? Quanto eggi? Ezio vivolo. Eggio vivolo. Ai. Fai proprio la ganza, mi sono sporcato, va bene, quindi. È quella biblioteca, ragazzi, sì. Quella. Hai saltato una scala più volte. Eh? Ma come? Ma io non ho detto niente. Beh, allora smettila di fissarmi. Io stavo guardando il tuo libro, che ha un trifoglio sopra. Beh, sì, sei nella biblioteca, ci sono i libri. Nella biblioteca. Scusa. Ci facciamo i cazzi nostri. Vai a. Farti i cazzi tuoi. Farti i cazzi tuoi con la tipa chiacchierona o il tipo chiacchierone al piano di sopra. Equippati il libro. E parla con lui. È vero, potrebbe essere interessato visto che è lo stesso. Dai, mi ha appena guardato male. Non penso che dovremmo disturbarlo, sai, Donia. Ci facciamo i cazzi nostri. Ok, disequippati il libro e vai a parlare con la tipa. Non ho capito. L'autore del libro copre un sacco di argomenti. No, perché è dei libri. Quindi l'autore di questi libri si occupa di una grande varietà di argomenti. Sembra che non ci siano materie delle quali non è in grado di scrivere. Un vero uomo del Rinascimento, no? Sì, un vero intellettuale. Un vero intellettualone. Professorone. Immagino di sì. No, che brutto. The author, no, non sembrava avesse la maiuscola qui. Vi ricordate? Sì, aveva la maiuscola? Maiuscola. Ah, allora è il The Author, ok, sì. È l'autore, quello che abbiamo sentito nominato nelle Barrens, ok? Però ultimamente si sta concentrando sul documentare il mondo, descrivere sì. Insomma il mondo. Infatti. Dicono che la città sia l'ultimo baluardo della civilizzazione. Ed è vero.
presto questi libri potrebbero diventare l'unico mezzo che abbiamo per ricordarci del resto del mondo. Ed è vero anche questo, ammesso che ovviamente questa città sopravviva. Ah. Immagino che sia il motivo per cui la libreria è sempre così piena di gente. E oggi, guarda che è un giorno abbastanza tranquillo, Okay. Sì, quindi praticamente qui la biblioteca... Fatti il giro degli scaffali, degli oggetti. Sì, certo. La biblioteca viene proprio vissuta effettivamente come ricettacolo di storia, di una storia di un mondo che sta finendo, e quindi di base è molto preziosa, perché è l'ultimo momento nel quale potrà imparare qualcosa del mondo. I libri sono posizionati sulla mensola, quindi i Pougs. Allora, parla con la tipa senza... Ok, è un computer spento. Per ora, it's currently off, al momento. Aspetta. Non posso andare avanti, lei mi blocca la strada. Parlo con lei. Oh, ciao, hai bisogno di una mano? Vediamo, in questa zona ci sono per lo più libri di storia. Libri di storia e la sezione sulle reference, in che senso? Non so cosa significhi reference qui. Come lo vuoi interpretare, non lo so. È al piano di sotto e non sono sicura di dove sia la sezione per bambini, scusa. Non ti preoccupare, non sto in realtà cercando un libro specifico. Oh, allora sei qui per cercare l'autore? No. Oh, meno male. Voglio dire, questo significa che non potrai essere... Perché dov'è l'autore? Rimanere deluso. E faccio il volontario qui da mesi, o la volontaria, e non sono mai riuscita a vederla neanche una volta. Ok, quindi l'autore è ancora vivo... E in teoria bazzica anche ogni tanto per la biblioteca. Forse. Lavora insieme al capo bibliotecario. Cioè, ora ho detto libreria, perdonatemi. Biblioteca, vabbè, capo bibliotecario. E lavorano insieme per pubblicare libri, quindi non credo che... E quindi no. Potresti immaginare che lui riesca a passare da qui almeno una volta ogni tanto. Ma non lo fa? Già. No. Sembra un po' chiuso in casa. Il che è strano per un tipo che in teoria dovrebbe viaggiare per il mondo. Ce l'hanno detto sotto, ha documentato il mondo, cazzo, però sta chiuso in casa. Forse... Non saprei come tradurlo questo, forse... Vai avanti. No. Maybe it's just around people. Forse è solo in giro, ti direi. Boh, ma la cosa che ha più senso è... Per come, cioè, per tutto il discorso era sembra kinda reclusive, del tipo se ne sta chiuso in casa, strano per un tipo che dovrebbe viaggiare per il mondo, ma magari effettivamente viaggia per il mondo ma evita le persone, ok? Quindi è reclusive just around people, no? Certo. Cioè è riservato da questo punto di vista, oppure si mimetizza, però non credo. La vedo un po' più tiratina. Io voglio dire, non penso che molte persone lo abbiano visto di persona. O sappiano anche solo come è fatto. Tutti quanti ne hanno sentito parlare da Di corridoio. Voci di corridoio, però. Oh, però ha risposto una volta a una mia lettera. L'ho subito incorniciata. Figo. L'autore? È l'autore dell'applicazione. Ah, ci sta. Le reference nei paper scientifici sono i lavori messi alla fine, usati come base e consultati per il lavoro principale. Infatti la prima cosa che mi è venuta in mente era la bibliografia, però non sapevo bene come... L'autore potrebbe essere colui che ha siglato questa applicazione. Se hai finito di parlare, perché prova di nuovo. Forse un giorno si farà vedere. Ok, abbiamo finito. Cioè, l'autore è strano, no? The author, con la... maiuscola, potrebbe essere effettivamente colui che ha creato questo mondo, se questo mondo è stato creato ed è effettivamente l'applicazione che stiamo percependo, il mondo ispirato al computer. Sì. E avrebbe super senso che l'autore si facesse vedere raramente, perché non ha bisogno, in quanto programmatore del mondo, di avere anche un avatar al suo interno. Ce l'ha per motivi di testing, ma non vive in questo mondo, quindi non so. E se l'autore fosse il PC, non so se il PC, ma potrebbe essere la persona che ci parla al PC, come abbiamo già in realtà menzionato qualche live fa, dicendo magari
chi ci parla è proprio chi ha programmato questo mondo e l'ha lasciato morire. Vi ricordate quando parlavamo della possibile applicazione lasciata a decomporsi in assenza di aggiornamenti, sì, sì, perché sì, stavamo speculando sul blackout di quando noi chiudiamo l'applicazione. Quindi sì, in realtà potrebbe essere il tizio che ci parla al computer. L'autore potrebbe essere l'ex dio di questo mondo, che per qualche motivo è stato limitato e ha passato il compito di salvare il mondo a Tessa Idonia. Anche il PC sembra il cattivo della situazione. Oddio no, il PC ci sta aiutando. Ogni volta ci dice: ehi, per risolvere questo indovinello, dai cazzo, vuoi un indizio? Devi fare questa cosa. Quindi no. Che poi questo venga non fuori che bravo, bravo, esatto, non cioè noi non possiamo escludere che in realtà andare alla torre e però metterci la lampadina sia dannoso per questo per mondo. Per lo stato attuale delle cose non abbiamo prove per mi ne frega un cazzo. Dubitare del PC. Mi ne frega un cazzo il libro. Fichissimo. Con lei abbiamo fatto? No, il libro no. Ok. Non gliene fa proprio lui un cazzo. Neanche di alla tipa sotto. Okay. No. Vabbè, te intanto non cioè parla prima senza, così almeno non rischiamo. No, infatti di l'ho tolto di nuovo. Di triggerare subito. Ah, si è staccato il controller. Non capivo, pensavo stesse fasando, perché l'ho visto immobile. C'è un nuovo binocolo. Un'altra targa. Shelf. Certo che voglio. Ho fame. Ah! Il club del libro, un grande libro con un trifoglio nero. Sulla cover. Neanche un altro. Il titolo dice: una guida omnicomprensiva al fosforo. Quindi, guida omnicomprensiva al fosforo, come comprendere i robot, sono i libri dell'autore. Noi abbiamo un'applicazione con il trifoglio dentro la cartella, l'autore è il tizio del PC. Ora ne sono piuttosto convinto. Prima poteva essere un caso, ci ho pensato e ho detto non lo dico fino alla prossima conferma. Ora lo dico. Una guida al fosforo, una guida al comprensione dei robot. E allora è l'autore. E infatti sta documentando il mondo. Non me lo aspettavo. Allora, come regola di base, se un fosforo perde completamente la sua carica di lucentezza, non può essere reilluminato a meno che non venga esposto al sole. Io lo davo per scontato, ma bella poga. Se invece il fosforo è semplicemente mannaggia, lievemente acceso, lievemente luminoso. Sì, è al contrario, però cioè dimmerato è quando abbassi la luminosità, no? Però vabbè, comunque. Se il fosforo invece è poco acceso, diciamo così, è possibile aumentare la sua carica di luminosità grazie all'esposizione a un altro fosforo di energia più alta. Ma anche in questo modo il fosforo boostato, quindi aumentato, non ritornerà mai alla sua lucentezza. Quindi loro stanno creando una sorta di reazione a catena per la quale il fosforo alimenta altro fosforo. Però ogni volta che viene fatta questa cosa, un po' come il discorso che stiamo facendo ipotetico, ragazzi, su Dark Souls, perché non l'ho finito, ma sul vincolo. Ogni vincolo dura meno tempo. Così ogni volta che il fosforo è boostato da un altro fosforo si riaccende, ma quella riaccensione è meno intensa della precedente, fino a che non si spegnerà per forza di non cose. Non è propriamente un cioè non è che proprio si riaccende, però sì, perché se si riaccende vuol dire che era spento. Sì, illumina in maniera maggiore. Esatto, sì, ok, sì. Aumenta la propria luce. Più che altro questo vuole anche dire che il decadimento comunque è solo rallentato e genericamente nel momento in cui il fosforo più alto comincia a decadere, certo, decadono tutti gli altri a catena. Chiaro. Oh mio Dio, scusate. Pensavo si potesse andare a destra e a sinistra, ma puoi solo andare avanti, okay, qualsiasi direzione tu. Capitolo 5. Una ricerca sui fosfori trovati nel mondo naturale. Blu, ci sono. Fosforo blu,
Location the Barents, quindi ci avevamo effettivamente dato, non è una scelta stilistica, ma una scelta di lore, colorare il fosforo in maniera differente. A differenza del fosforo comune, il fosforo blu è ha una differenza è tra tutti i fosfori comuni. Out of the ok, tra tutti i fosfori comuni, il fosforo blu ha un moderato livello di energia. Può esistere sia in forma organica, probabilmente gamberetti che succhiano il fosforo, che minerale, e magari nelle mines che non abbiamo potuto visitare e che a questo punto secondo me prima o poi visiteremo tornando alle Barrens, perché un po' me ne ero scordato, ma ci sono le miniere da visitare, non l'abbiamo mai potuto fare perché non abbiamo un veicolo. Però non possiamo tornare indietro, forse allora torneremo indietro effettivamente. Forse allora non torneremo mai, non le vedremo mai. Cazzo che rosicata, no, non mi dire così. Allora, Dio Madonna, ma non è possibile che qualunque tasto mi faccia andare avanti. Allora, la forma minerale è la più comune trovata nella sabbia metallica delle Barrens. È più comunemente trovata, non è la più comune. Ah giusto, hai ragione. Cioè, sembra che è più comune rispetto. Hai ragione, assolutamente. È più comunemente ritrovata all'interno della sabbia metallica delle Barrens, mentre la forma organica è trovata comunemente, come immaginavamo, nei gamberetti. E nei loro secreti. E nella loro merda, e nel loro piscio. Anche se l'emissione di luce del fosforo blu è molto forte, è... possiede ciò che io descrivo come... autoconservazione, direi, sì, proprietà di autoconservazione, perché ciò che intendo è che la luminescenza potrebbe non essere costante per quello che abbiamo visto prima, cioè praticamente forse più si avvicina a finire il proprio potere e meno emette luce per evitare di consumarsi e poter essere esposta ad una fonte di luce maggiore per ripristinarsi. Vediamo. Molte forme di fosforo blu smetteranno sì, di brillare se verranno lasciate da sole, insomma, per tanto periodo. Se non stimolate. Se non stimolate, brava, per un grande periodo di tempo. Se si volesse utilizzare il fosforo blu per dare energia alle macchine. Bisognerebbe costruire un motore grazie M99 Nick, benvenuto. Bisognerebbe impostare il motore a una richiesta costante, credo, di attività per assicurarsi la costante agitazione del fosforo. Alternativamente possono essere utilizzati i gamberetti vivi. Quindi il punto è che praticamente non la sabbia ha bisogno di essere agitata, stimolata. Mossa, stimolata in qualche modo, perché altrimenti... Per principio di autoconservazione fa troppa poca energia e quindi non riesce a dare vita alle macchine. Motivo per il quale noi troviamo nelle Barrens i gamberetti messi dentro i vasi, non dentro le jar. Non è che per principio di autoconservazione fa troppa poca energia. Per principio di autoconservazione non utilizza, tra virgolette, la possibilità che ha di essere luminescente, quindi smette. No, non ho capito. Vabbè, non importa. Ah, ok, ho capito adesso, ragazzi, ho capito adesso. Cioè... La frase precedente, most forms of blue phosphor will stop glowing if left undisturbed for long periods of time, significa che anche se ha ancora energia, smette. È il punto del self-conserving. Non avevo capito. Non avevo capito. Perché altrimenti, okay. che cosa self-conserva? Giusto. Altrimenti. No, io l'avevo interpretata come. Se li lasci da soli per tanto tempo, smettono di brillare. E questo tanto tempo era una cosa positiva, del tipo. Ci mettono tanto tempo per consumarsi perché brillano poco se non stimolati. Ricordati che parli anche di sabbia. Ma sì, esatto. Cioè, sì, non sì, collegarti, sì. Anzi, al contrario, i gamberetti sono l'alternativa che non ci sono. Non sottosta al principio di autoconservazione. Ci sono, perché essendo esseri vivi, sono costantemente agitati e di conseguenza non incorrono nel salvaschermo, vedilo un po' chiarissimo, in questo modo. Chiarissimo. Al contrario, la versione minerale / inorganica
per questa proprietà di autoconservazione, se non viene stimolata, dopo un tot smette di brillare, anche se potrebbe farlo. Perfetto. Ed è il motivo per cui diceva, se si vuole utilizzare il fosforo blu come fuel, benzina per una macchina, bisogna anche assicurarsi di fornire al fosforo blu una costante stimolazione, agitazione. Certo, altrimenti lui smette di brillare. Ok, ci sono. Fosforo verde. Yeah. Di tutti quanti i fosfori comuni, il fosforo verde è quello con l'energia maggiore. È anche il più raro dei fosfori comuni, quindi uncommon direi, e perché può essere trovato solamente in forma organica e quindi non minerale, e l'organica è quella delle piante. Beh, però non lo puoi definire uncommon perché lo definisce esplicitamente common. Rarest of the common. In teoria significa che l'uncommon non l'abbiamo ancora visto. Eh no, certo. Perché il blu è nelle Barrens, il verde è nel Glen, il rosso è nella città. In teoria ci manca il giallo. E in teoria ci manca un qualche uncommon che ancora, certo, non abbiamo visto, che potrebbe essere quello della lampadina. Che guarda caso è giallo. Che potrebbe essere quello della lampadina. La lampadina potrebbe avere solo una forma particolarmente rara di fosforo. Mm-mm. Però questo significherebbe che sarebbe tutto così semplice da spiegare a livello tecnico e la profezia in realtà è una stronzata. È solo una lampadina più forte delle altre. Beh, no, no, perché dovrebbero comunque metterti in mezzo il fatto che questo fosforo non comune giallo, che poi noi lo vogliamo vedere giallo semplicemente perché sì, sì, certo, sono quattro, e sarebbe in realtà capace di brillare di luce propria e non di luce riflessa, altrimenti non potrebbe essere giusto, il sole. Giusto, quindi giusto, in giusto. Realtà la mia era più una battuta che altro, io non la prenderei come una speculazione. Beh, però aspetta, se il fosforo è raro potrebbe avere delle proprietà che gli altri fosfori sì, comuni capito, non hanno, cioè, quindi sì. Potrebbe vediamo, anche essere come hai detto. Il punto importante da tenere di conto è che lui ti fa una classificazione di rarità dei tre fosfori. E non conosciamo quelli che rari. Che però comunque ti definisce comuni. E non ha senso definirli comuni a meno che non ci sia fuori da questi tre fosfori comuni anche qualcosa di, certo, più raro del fosforo verde, che è comunque il più raro dei comuni. Certo. E quindi, come abbiamo sempre immaginato, non è che il Glen sia tutto verde, le Barren siano tutte blu e la città sia tutta rossa, ma è proprio la luce che viene proiettata dalle lampade, da tutti gli aggeggi che abbiamo visto emettere luci, che ha quel colore lì. Quindi sono le luci che danno il colore ai mondi che stiamo vivendo. Certo. Comunque. Quindi è anche il più raro dei tre fosfori comuni, poiché può essere trovato solo in nella forma resina, organica. Nella resina degli alberi di fosforo, nelle lucciole e nei muschi. Resina, sappi, ce l'hanno detto l'altra volta. Anche se questo fosforo, no, sto leggendo già dopo io, è presente, no, è perché sto cercando di capire ubiquitous, come cazzo tradurlo, è presente, direi... È molto diffuso ubiquitous. Ah, ok, perfetto. Quindi è presente nella molto comune terra coperta dal muschio del Glen. È più un muschio che copre la terra, però ok, cioè non è terra il soggetto, okay. Terra è aggettivo di moss. Ok. Quindi il molto comune è il moss che ha come proprietà l'essere ground covering. Perfetto, perfetto. È solamente, si trova solamente in quantità minute ed è davvero difficile da concentrare. Sì, concentrare nel senso... chimico ammassare, del termine, sì. Il fosforo verde è ideale per utilizzo industriale. Ad ogni modo, a causa della sua relativa scarsità e della raccolta fin troppo spasmodica del passato, non ce ne sono di fonti affidabili adesso, non si riesce più a raccogliere. E infatti abbiamo visto che addirittura gli alberi nel Glen sono stati tagliati e quindi a maggior ragione proprio si sono portati via. Fortunatamente comunque gli autoctoni del Glen ne hanno ancora abbastanza hanno per riuscire abbastanza a sopravvivere. Già. Fosforo verde. Location, il rifugio dei tre. Forse era linfa, ragazzi, non era resina. Ora non me lo ricordo, comunque. Ok, era linfa e questo cambierà completamente la nostra esperienza di gioco. Ok. Tra i fosfori comuni, il fosforo rosso è il più basso. Non me lo aspettavo. Anche per me. Energia. Però aspetta, okay. A super senso se arriviamo al più comunissimo. Comune. Esatto.
Esiste esclusivamente in forma minerale e può rilasciare luce esclusivamente se messo quindi in una blu soluzione. Blu, minerale organico, solo organico verde, solo minerale rosso, ok. Yeah. Il fosforo rosso diluito è abbondante nell'acqua dei canali della città. Bella merda. E può essere concentrato e utilizzato con le correnti. Questo può creare uno stato artificiale di alta energia con conseguente grande luminosità. Quindi anche questo, come il fosforo blu minerale, rilascia più luce se viene agitato. E quindi è per questo che stavano cercando l'acqua pura nel Glen, i robot? Secondo te? Perché per trovare più conduttori, qui stanno parlando della scarsità d'acqua, mentre lì c'hanno l'alluvione, quindi tutto gli manca tranne che l'acqua. Probabilmente stavano cercando dei conduttori per la luce, perché qui stavano finendo. Da lì le ricerche al Glen dell'acqua che i robot avrebbero... Perché qua stavano finendo? Da dove stavano finendo? Da dove stava finendo l'acqua nel... Il robot là sopra che vendeva le pillole ci ha detto: sto trovando un mezzo per la moria dell'acqua. Ma se non sbaglio, anche un altro personaggio ci aveva parlato però, della siccità. Però secondo me c'è già una distinzione abbastanza netta fra i canali della città e l'acqua potabile. Perché infatti hai visto il tipo degli acquari, non aveva mica gli acquari con l'acqua rossa dentro. Hai ragione, è vero. È vero, quindi c'è una distinzione. E anche il tipo che aveva le piante nel residence. Okay. Quando tu hai preso la provetta d'acqua dal lavandino, era una provetta d'acqua, non era una provetta d'acqua rossa. Era una provetta d'acqua normalissima. Andiamo avanti nella lettura e vediamo. E quindi in teoria loro hanno comunque un sistema di acqua potabile corrente. Giusto, allora andiamo avanti nella lettura e scopriamo se magari il tipo di acqua può cambiare o meno il modo in cui si diffonde l'energia. Ok. Ok, quindi uno dei problemi principali è che il fosforo in questa soluzione super saturata precipiterà abbastanza velocemente, quindi andando a dissolvere la polvere minerale di fosforo rosso dentro l'acqua è possibile avere il fosforo rosso diluito che si può agitare con le correnti, creare luce, però questa soluzione liquida ha come problema il fatto che comunque il minerale non viene completamente dissolto, ma rimane fisicamente presente dentro l'acqua, certo. E molto velocemente ritorna a essere a depositarsi sul fondo precipitando. Certo. Ok. Nel momento in cui il fosforo si ricristallizza, non serve più un cazzo. Perde la sua capacità di brillare permanentemente. Ecco. Ma l'ho già usato sospeso, Ferdi, per quello non volevo riutilizzarlo. Ho già parlato di sospensione, avevo già detto sospensione e volevo evitare di ripeterlo. Se si vuole utilizzare il fosforo rosso super saturato, quindi in soluzione diluita, come una fonte di energia, bisogna assicurarsi che ci siano dei macchinari, delle strutture, bravo, o dei servizi che possano rimpiazzarlo frequentemente. E da lì il nostro lavoratore. Il motivo dell'amplifier che va in giro a cambiare. E infatti lui ha le bocce di liquido rosso, quindi lui lo crea in casa probabilmente. Mm-hmm. Lui in casa si fa le sue miscele e poi li va a mettere nei lampioni. I lampioni poi perdono lucentezza, lui si è fatto la miscela, lo rimette dentro. Ok, tutto torna. Non si riesce a raggiungere quel libro? Siamo no. E invece? Ah, io pensavo parlassi di questo. No, io parlavo di questo. Un libro con un grande trifoglio nero. Ah, aspetta, ma quel libro sta venendo letto da un tipo con la... Con la faccia da monitor. Sì, da monitor. Sì, sì. Wow. Il titolo dice... Emergenza di... nuove... problematiche, credo, ecologiche in un mondo... dopo il sole, quindi che ha perso il suo sole. Rilevazione. Ok. Oh, aspetta. I gamberetti di fosforo. Minchia, ragazzi, oh, chi ha fatto sto gioco ci ha studiato parecchio sul suo environment. Bravo. Conosciuti anche come gamberetti semi.
non so come, grazie a Pinguino nel frigo, in alcuni dialetti per via della, ok, per via della forma della loro, del loro guscio trasparente, questi invertebrati d'acqua sono la più grande forma di vita a livello numerico negli oceani attorno alle Barrens. E infatti guardate, hanno praticamente queste ghiandole fosforiche sul dorso, e sono grandi circa 0,5 cm. Un centimetro invece con il... così? Questo è un centimetro? No, questo è 0,5. Un centimetro? Ok. Sono piccoline comunque. Dicevo, hanno anche un organo addominale che raccoglie il fosforo, cioè che comunque lo immagazzina e poi lo emette sotto la forma di luce. Sono degli insetti notturni con un forte sbrillucichio. A volte catturati in massa, vengono catturati in massa e inseriti all'interno di vasetti per venire utilizzati come lampade viventi dai residenti del Glen. Vedi, questo ha portato l'usanza di utilizzare i gamberetti di fosforo blu nelle Barrens nel modo in cui vengono usati proprio oggi. Quindi le lucciole del Glen hanno insegnato agli abitanti umani che era possibile fare delle lampade viventi replicate nella forma di generatori, anzi di batterie dei generatori per l'energia dei robot nelle Barrens. Ok. No, è già finito. No, vabbè, effettivamente però non ce ne sono altri di... Se ci pensi, come iter ha senso, perché è più immediato vedere una lucciola che vola e dire ok, la ficco dentro questo vasetto di vetro e la uso come lampada, rispetto a dire vado a raccogliermi i gamberetti, anche perché nelle Barrens avevano l'alternativa della sabbia. Sì. Quindi probabilmente hanno inizialmente usato la sabbia, comunque la versione minerale, e poi però avevano anche il problema del doverla costantemente agitare, che hanno risolto vedendo come con le lucciole funzionavano intrappolarla nei vasetti, e hanno replicato con i gamberetti. Allora ragazzi, io mi fermerei qua. Sono le 11:15, abbiamo fatto 1:10, 1:15 di live. E non me la sento di andare oltre perché mancano troppe persone. E se fosse un problema della serie, dici vabbè, ma tanto la serie ha cominciato facendo 1000 persone e poi ne faceva 1000. Direi vabbè, oh, che ci vuoi fare? È stata poco interessante. Ok. Però ecco, sapere che invece questa serie è seguita sempre dalle stesse persone e oggi per un cambiamento di palinsesto non è successo. Tante persone si sono collegate ora dicendo da quanto hanno iniziato, quindi mi scoccia. Domenica no, lunedì ragazzi, lunedì si ricomincia. Vabbè, ma se semplicemente altra roba da leggere, leggiamo lunedì. No, esatto, Fe, non leggerei altro perché qui stiamo scoprendo robe molto interessanti che per carità fanno onore a noi stasera, però ci troveremo lunedì a doverle rispiegare. Altre migliaia di persone, perché voi leggete sempre lo stesso numero, ma in realtà non è che sono sempre le stesse persone, cambiano nel corso della serata, quindi davvero diventa poi complesso anche per la salute della serie stessa. Ecco, anche Cagliostro è arrivato adesso, ma ragazzi, l'ho visto in chat, tanti scrivevano ma 15 è one shot, ci sta, purtroppo io più che comunicare le cose non so come fare, quindi ci abbiamo provato, però stavolta non è andata, quindi l'abbiamo visto da subito perché non siete mai neanche arrivati a 1000 persone, invece solitamente siamo molti di più, e quindi esatto, ricominciamo lunedì. La diretta lunedì, no, domenica c'è Federic, c'è lo spacchettamento di Chilling Night, quindi ora ci fermiamo qua. Lunedì facciamo riassuntozzo, come tanto facciamo sempre, esatto, di esplorazione della città, gatto, cioè volpe, teoria del vecchio Bearer, vai, funzionamento, teoria sull'autore che scrive questi libri, funzionamento del fosforo, bestie organiche, e si riparte esattamente da qua. Quanto manca secondo me? Secondo me pochissimo, Ferdi. Sì, anche secondo me. Secondo me manca veramente poco, un'ora, un'ora e mezzo, non me lo dire ovviamente, però secondo me manca un'ora e mezzo. Ci sto. Sì, domani Dark Souls 2, ragazzi.
E la stufa. L'uomo stufa. Anche l'uomo stufa. Bene. Ragazzi, di gameplay normale. No, oddio. Sì, sì, di gameplay normale. Di live un po' di più. Però di gameplay normale io lunedì mi aspetto. Si fanno 3 ore. Che questa sia la. Lunedì si fanno 3 ore, 3 ore e mezzo e si finisce. Ecco. Bene, bene. Ragazzi, ci riposiamo. Buonanotte. Buonanotte, sogni d'oro. Ci andiamo a riposare domani. Every Eye Talk Nintendo, ore 17 e ore 21:30 Dark Souls. Quindi non ci sono cambi di programma per domani. Stessa spiaggia, stesso mare. Buonanotte. Ciao.